Dunque, siamo qui con Eugenio Franzetti, direttore delle relazioni esterne per Peugeot Italia, e alle nostre spalle c'è uno degli esemplari della nuova Peugeot 208, protagonista di questo Salone di Ginevra 2012. Quali sono le principali novità di questa auto? È un'auto che anzitutto coglie un'eredità importante, che è quella delle serie 2 che l'hanno preceduta, 205, 206, 207, pensa che hanno venduto più di 15 milioni di veicoli in 30 anni, per cui un'eredità importante, ma la coglie appieno, con un vero salto generazionale. La vettura ha infatti per noi una rigenerazione del segmento, e del segmento B per Peugeot, ma del segmento anche in generale, di tipo stilistico-architettonico, di tipo tecnico e di tipo ergonomico. Stilistico-architettonico perché la vettura ha uno stile completamente nuovo, innovativo, glamour, chic, con due mondi, descrive due mondi diversi, quello del 5 porte, un po' più femminile, un po' più chic certamente, quello del 3 porte invece un po' più sportivo, un po' più maschile. La rivoluzione, invece, la rigenerazione di tipo tecnico invece è dentro i contenuti della vettura, nel senso che la vettura è più corta di 7 cm rispetto alla vettura che va a sostituire la 207, più leggera di 110 kg, e quindi comunque c'è un concetto di downsizing molto molto importante. Nello stesso tempo ha più abitabilità rispetto alla 207, 5 cm in più per le ginocchia e per i posti posteriori, e ha più spazio nel bagagliaio. Quindi il progresso fa sì che quindi in uno spazio più piccolo esterno, sotto i 4 metri, 3,97 m, ci sia più spazio all'interno. Tecnica come regeneration anche dal punto di vista dei motori, dei nuovi motori 3 cilindri benzina 1000-1200, 68-82 cavalli, con dei livelli di consumi e dei livelli di livello di inquinamento estremamente bassi, tra i più bassi della categoria. E poi c'è quella ergonomica, regeneration ergonomica, il posto interno, la seduta, il posto di guida è stato completamente rivisto perché adesso il cruscotto ha la parte delle informazioni, il cruscotto ha una posizione più alta per far sì che il conducente possa guardarlo senza distrarsi mai dalla guida, sempre comunque guardando quella che è la strada, quindi è posto più in alto, il volante è più piccolo e permette di salire e scendere dalla macchina molto più agevolmente e di avere una piacevolezza di guida totalmente nuova. E poi concludiamo la presenza di 208 al Salone di Ginevra con i due concept. Uno è questo, la versione, la rossa, è la versione GT, la versione che esprime la passione, che esprime le prestazioni, e quindi è quello, prefigura quello che sarà probabilmente la versione sportiva di 208. Quindi è tutta emozione. Mentre invece il concept XY è una vettura che si ispira di più a un mondo urban chic, un po' più glamour, un po' più fashion, e quindi si rivolge a un target, a un cliente probabilmente più femminile, o comunque quegli uomini che sono molto attenti agli aspetti legati al design, ad alcuni dettagli estetici e stilistici, rispetto invece a GT, che è invece molto concentrata sulle prestazioni, ed ognuno dei suoi dettagli è legato al mondo delle prestazioni.